Salve a tutti e benvenuti a questa serie di lezioni sulla preparazione della tesi di laurea. Oggi vedremo la tesi di laurea compilativa o tesi di review. Intanto, come primo elemento importante di descrizione, vediamo che significa una tesi di review. La review è una rassegna della letteratura. È una rassegna di studi che sono stati effettuati precedentemente. In questa slide io vi mostro una slide tipica che dovrebbe essere presente, e poiché richiameremo alla fine di questa lezione, è una slide tipica della presentazione della tesi di laurea, cioè di come si potrebbe indicare una serie di informazioni al momento della presentazione della tesi. Come potete vedere qui ci sono presenti dei punti molto chiari e in alcuni punti è presente un riferimento bibliografico. Ecco, laddove c'è un riferimento bibliografico e si può riportare, si può copiare e riportare lo stesso identico testo che si trova nel riferimento bibliografico, è importante indicare l'autore e dare più possibile le indicazioni che consentano a chi, diciamo, fruisce di questa vostra presentazione o al lettore della vostra tesi o al vostro relatore, diano la possibilità di andare a verificare non soltanto per un controllo, ma anche per approfondire quella tematica. Quindi è importante dare riferimenti bibliografici. Questa è diciamo, una parte fondamentale, spesso mancante, nelle tesi compilative, che però le deve caratterizzare necessariamente. Quindi la review, abbiamo detto, una rassegna della letteratura. Mi piace riportare questa frase: un ricercatore non può effettuare una ricerca importante, significativa, prima di aver compreso che cosa è presente nel suo campo di ricerca, in quel campo di ricerca. È importante non ripetere dei lavori se non volontariamente, dei lavori di studio. È importante formulare una domanda che riguarda la letteratura. Quindi è importante dare un contributo nuovo con una tesi compilativa, non semplicemente una revisione della letteratura, ma anche aggiungerci qualche elemento critico o evidenziare delle mancanze. La fase di review è di grande importanza sia per la scrittura di una tesi compilativa, sia per un rapporto di ricerca, che sia una tesi sperimentale, che sia un lavoro che poi verrà pubblicato in una rivista del campo di ricerca. Quindi è una fase che precede qualsiasi tipo di ricerca. In un paper scientifico, cioè in una pubblicazione scientifica, i dati ottenuti dalla fase di review sono sempre presenti, e questo ve lo do come primo suggerimento, nella sezione iniziale di numerosissimi lavori sono presenti, è presente il background, cioè in quale campo ci si sta muovendo, in quale campo della letteratura scientifica ci si sta muovendo, e quindi vengono in genere date delle informazioni fondamentali sui lavori che sono stati i lavori principali che hanno iniziato a studiare quel fenomeno. Quindi ci sono dei lavori di riferimento. Questo è molto utile quando si comincia a studiare un argomento specifico nella letteratura scientifica. È importante capire che sia nei lavori originali, con dei dati originali, sia nelle review presenti in letteratura, la prima parte è molto importante perché riguarda proprio lo stato dell'arte su quella ricerca. In basso, come potete vedere, ho indicato un altro riferimento bibliografico. Anche questo è un modo che si può utilizzare per indicare i riferimenti bibliografici. Si indica il nome dell'autore, quando c'è un altro autore o più autori si utilizza la dicitura et al, dal latino et alis, e si indica l'anno e si danno più informazioni possibili al lettore riguardo a quella pubblicazione. Questo perché, come dicevo prima, per verificare, per approfondire e per consentire di sapere di più. Questo è l'obiettivo della tesi compilativa, della tesi di review. Come vedete in blu è anche identificato con un hyperlink, un collegamento internet. Se voi cliccate sopra, quel collegamento vi porta direttamente al sito web della rivista.
in cui è stato pubblicato questo lavoro. La rivista è Practical Assessment, Research and Evaluation e voi, cliccando su questo link, andate direttamente a questo lavoro. È molto importante conoscere il significato di questo DOI. Questo è un, diciamo, un'impronta digitale che identifica in maniera assolutamente univoca un lavoro. Quindi è un codice che è associato a un lavoro specifico. A cosa e a chi serve una review? Scusate. Serve a delimitare il campo di lavoro, un campo di lavoro su cui noi vogliamo fare la nostra ricerca. Serve a sviluppare una terminologia che sia adatta e che sia utile al contesto di lavoro. È importante per illustrare l'attualità e l'importanza di un dato argomento. Voi vi siete appassionati di un certo argomento, per portare questo argomento all'attenzione del vostro relatore è importante che queste idee siano già state utilizzate per delimitare il campo. Quindi non voglio studiare lo yoga in generale oppure il pilates in generale oppure un altro esempio che è un grande argomento ma relativo a una determinata categoria di pazienti, una determinata categoria di soggetti. Un altro punto è identificare metodologie e tecniche di indagine utilizzate in un dato campo. È importante aumentare la propria consapevolezza sulle diverse metodologie che si possono utilizzare in diversi campi di ricerca. Fare una sintesi naturalmente del lavoro svolto in passato per non ripetere inutilmente, a meno che, ripeto, non sia voluto, un determinato lavoro. Discernere tra ciò che è stato già fatto e ciò che si deve ancora fare e trovare anche nuove linee di ricerca. Spesso capita che dalle tesi compilative di uno studente parta proprio un ramo di ricerca nuovo, parta un filone di ricerca in quel laboratorio o in quel gruppo di ricerca dove lo studente si sta informando su un determinato argomento. E questo poi può diventare parte della storia di quel laboratorio. Quali sono i passi da compiere per fare una tesi di review? Innanzitutto la formulazione del problema, della domanda. Io non voglio sapere in generale su questo argomento, ma in particolare su questo argomento applicato a questa popolazione in questo lasso di tempo, per esempio. Quindi delimitare tantissimo il campo di lavoro, perché la scienza naturalmente è molto vasta. I passi da compiere successivi sono la raccolta di questi dati, la valutazione dei dati che abbiamo raccolto, perché noi possiamo raccogliere tantissimi dati, però non tutti possono essere utili. L'analisi e l'interpretazione. La tesi compilativa non è un report di tutto quello che è presente, che è presente magari correlato a un determinato argomento senza alcuna valutazione. C'è anche un'analisi, interpretazione dei dati che è importante fornire al lettore, altrimenti sarebbe semplicemente un elenco di lavori precedentemente pubblicati. Anche quindi necessario per presentare in maniera fruibile al lettore e al relatore naturalmente le informazioni. Come si fa la formulazione del problema di review? Dicevo, quella domanda che ci dobbiamo fare. In questa fase si decide proprio la domanda importante a cui la review deve rispondere. Tale domanda è strettamente correlata all'obiettivo naturalmente che si vuole raggiungere con il lavoro di review. Voglio chiarire questo aspetto che probabilmente non è chiaro. Perché non è chiaro? Perché ho coscienza che non sia chiaro? Perché magari i media non ne parlano chiaramente. È chiaro già in letteratura oppure i ragazzi di una certa fascia d'età conoscono bene questo argomento, quindi è un problema che voi rilevate dalla vostra osservazione. Come conseguenza si determinano quindi i criteri di inclusione ed esclusione che guideranno la scelta degli articoli trovati, perché ripeto, noi possiamo trovare tanti articoli, però dobbiamo anche cercare di focalizzare su quelli che sono più appropriati. Esempi di domande di ricerca per una tesi di review ce ne sono tanti. Nella letteratura corrente esistono esempi di progetti di ricerca in cui si studia il potenziale riabilitativo del karate in soggetti con disabilità motoria. Ecco, questo per esempio è un esempio di domanda di review. Quali aspetti della disciplina sembrano offrire una stimolazione specifica per il ripristino del controllo del movimento volontario? Anche qui abbiamo, diciamo, focalizzato la nostra attenzione su aspetti di quella disciplina. Oppure, sulla base delle ricerche svolte precedentemente
fortemente. Quali sono gli effetti di un programma di riabilitazione o un programma terapeutico o un approccio di tipo riabilitativo che includono le arti marziali oppure anche un altro sport oppure un'altra pratica oppure un tipo di alimentazione sui domini cognitivi dei bambini o dei soggetti che noi abbiamo scelto e che presentano disabilità di tipo psichico? Ecco, questi sono tre esempi che possiamo applicare a diversi campi di ricerca. E cosa sono i criteri di inclusione e di esclusione? Non se ne parla tanto spesso, però sono molto importanti proprio per ottimizzare il nostro lavoro, che altrimenti diventa un lavoro veramente immane. Sono i criteri che determinano quali articoli trovati vengono effettivamente inclusi nella review finale o vengono esclusi. Uno potrebbe pensare, lo so io quali voglio includere, però è molto importante, come nei lavori di ricerca è importante rendere quel lavoro riproducibile, anche quella ricerca bibliografica che noi facciamo deve essere riproducibile, quindi dobbiamo dare tutti gli elementi che sono stati a noi utili dal punto di vista metodologico per ottenere quel prodotto di ricerca bibliografica. I criteri di inclusione per la ricerca hanno tenuto conto di studi effettuati negli ultimi 5 anni, per esempio, quindi questi sono dei criteri che noi dobbiamo mettere in evidenza in una piccola parte della nostra tesi di review che si chiamerà metodologia di ricerca. Pubblicazioni che presentano dati originali, per esempio escludiamo tutte le meta-analisi oppure tutte le review, oppure studi che includono sia soggetti di genere femminile che soggetti di genere maschile. Questo è molto importante perché spesso si fanno degli studi dove magari c'è uno sbilanciamento da un punto di vista del genere e quindi l'informazione che poi noi abbiamo da quella ricerca può essere parziale. E questi quindi sono degli esempi di un esempio di frase che si può inserire nella tesi. I criteri di inclusione influiscono sulla attendibilità quindi della nostra ricerca. L'attendibilità, che può essere anche intesa come una fedeltà, un'affidabilità della ricerca che abbiamo svolto, indica la costanza di un insieme di misure oppure di un particolare strumento di misure. Io non posso studiare una certa popolazione di pazienti senza considerare che magari sono stati trattati con terapie molto differenti, quindi il risultato che io ho in lettura, il risultato finale di quelle ricerche è molto vario, non c'è, diciamo, coerenza. Non c'è coerenza perché non ho stratificato e non ho focalizzato abbastanza il mio criterio di ricerca. I criteri indicati devono essere chiari e concreti, e quando i criteri di inclusione ed esclusione sono ben formulati, due ricercatori ai quali viene dato lo stesso elenco di articoli selezionano i medesimi lavori. Questa è una regola generale di base. Questo non vuol dire che la tesi di review sarà identica per i due ricercatori, perché il ricercatore o comunque lo studente, il candidato, laureando, deve inserire un pensiero suo, una criticità, una critica, un'analisi della letteratura e anche fornire un'opinione personale. Cosa sono le keywords? Keywords sono le parole chiave, sono quegli elementi che ci permettono di limitare, di fare un primo, di mettere dei primi limiti, diciamo, alla nostra ricerca. Queste si possono chiedere al relatore. Fino a questo momento vi ho raccontato come si dovrebbe costruire mentalmente una tesi di review. Andiamo all'atto pratico. Cosa posso chiedere al relatore? Non gli posso chiedere di scrivermi la tesi, naturalmente, non gli posso chiedere di correggerla a una settimana dalla consegna, perché questo non consente ai docenti di avere una attenzione che il vostro elaborato merita, ma possiamo chiedere delle parole chiave, e delle indicazioni. In base a quelle possiamo cercare. Per effettuare la ricerca si devono quindi definire queste keywords, queste parole chiave. Vengono di solito aggiornate con un processo di tipo ricorsivo sulla base di altre parole chiave che vengono suggerite dalla letteratura degli articoli trovati. Abbiamo, per esempio, il nostro relatore ci dà un riferimento bibliografico, vado a cercare nel riferimento bibliografico e al di sotto della prima pagina dove viene presentato un abstract, diciamo un sommario della ricerca, sono spesso indicate in numerosi articoli le keywords, le parole chiave che rimandano a quell'articolo, e sono quelle parole che gli algoritmi sul web utilizzano proprio per trovare quell'articolo. Quindi gli algoritmi sul web trovano le parole chiave presenti nel titolo, presenti
presenti nell'abstract ma anche presenti ulteriormente nella lista di parole chiave. Quindi è molto importante, per esempio, sia nei lavori scientifici che nelle tesi compilative, nelle tesi di review, perché la vostra tesi potrà anche essere pubblicata probabilmente, è importante inserire nelle keywords parole che differiscono ancora dal titolo e da quelle che sono presenti nell'abstract per aumentare la possibilità di essere trovati. Si procede ad aggiungere le parole chiave fino all'ottenimento di un certo numero di articoli che ne contengano la maggior parte o loro sinonimi. Questo si deve utilizzare quando noi cerchiamo nelle banche dati. Parleremo anche delle banche dati anche nelle prossime lezioni, nelle banche dati che si utilizzano più frequentemente per cercare questi articoli. Anche questo si può chiedere al relatore: dove vado a cercare? Un esempio può essere la parola chiave di partenza questionario, questionnaire, oppure altre parole chiave che sono di tipo metodologico, che ci permettono di selezionare meglio i nostri lavori, possono essere assessment, checklist, una scala, oppure inventory, measure, self-report, e sono tutte delle parole chiave di tipo metodologico che ci possono servire per diciamo selezionare ogni ricerca bibliografica, ogni campo di ricerca ha le sue tipiche parole chiave. Gli operatori booleani non si nominano così spesso, ma sono degli elementi di un sistema logico sviluppato dal matematico inglese George Boole e permettono di restringere il campo di ricerca. Quando noi cerchiamo un argomento possiamo mettere le parole una vicino all'altra oppure utilizzare questi operatori. Questi operatori sono, ci permettono di limitare fortemente il campo di ricerca. Un operatore può essere OR, che ci permette di cercare ciò che riguarda per esempio un campo di ricerca di tipo A o un campo di ricerca di tipo B, per esempio effetti di un determinato trattamento in questa popolazione, e il campo B potrebbe essere effetti di un altro trattamento nella stessa popolazione. Ecco, se io voglio sapere la stessa popolazione come reagisce a questi due diversi trattamenti, utilizzo per esempio l'operatore OR. Ci sono anche gli operatori NOT, l'operatore AND, oppure ci sono anche degli operatori che ci permettono addirittura di andare a identificare i campi diversi, ma non gli argomenti che sono in sovrapposizione in questi campi. Quindi, come vedete, ci sono tantissimi strumenti che ci consentono di restringere la ricerca. Come si fa alla selezione degli articoli? Naturalmente noi nel leggere sul web, nel leggere, nel trovare nelle banche dati, ma anche nel leggere in libreria, abbiamo nel tempo, prima di sviluppare questo argomento, la consapevolezza su questo argomento che ci piace tanto, abbiamo ricevuto una serie di input. È importantissimo, quando si entra nella forma mentale di dover preparare la tesi, annotarsi dove abbiamo visto quell'argomento. Questo diventa fondamentale, perché spesso diciamo: mi ricordo che questo argomento è stato trattato molto bene, oppure c'era un grafico molto interessante, ma non mi ricordo dove l'ho visto. È importantissimo annotare tutto, ed è importantissimo, quando si cercano gli articoli sulle banche dati scientifiche come PubMed, segnare quanti articoli sono stati selezionati con quelle parole chiave. Questi articoli noi possiamo, questo volendo certo, però possiamo anche non doverli leggere tutti, si possono escludere questi riferimenti bibliografici in base al titolo, perché se già nel titolo chiaramente è espresso un aspetto che non mi interessa, io posso escluderlo. Questa è assolutamente la libertà del candidato. Di questi titoli io posso leggere per esempio l'abstract, che è il sommario, sono poche righe e posso orientarmi. Di questi abstract io ne controllo per esempio 400 da un numero iniziale di 3000, e poi in base all'abstract però ho ulteriori elementi che mi fanno pensare: va bene, questo non mi interessa, è stata condotta in un'altra maniera questa ricerca, quindi la sto escludendo, non è tanto interessante per me. Quindi alla fine, quanti lavori scientifici leggerò dei 3000 che ho selezionato in base alle parole chiave? Potrei leggerne anche soltanto un centinaio, sono tanti, però è una bella esperienza leggere un intero articolo di ricerca, perché leggere gli articoli di ricerca o leggere le review, perché sono presenti anche delle review in letteratura, ci insegna a scriverli. Quindi leggiamo, comprendiamo come deve essere strutturato.
In questo modo si va avanti con una metodologia ad esclusione e alla fine di 3.000 che ne abbiamo selezionati inizialmente potremmo per esempio includerne soltanto 77 nella nostra tesi di review, che potrebbe andare bene perché un centinaio di referenze è buono, certo 250 sono tantissime, 5 sono pochissime, però ci sono delle vie di mezzo, non abbiamo dei numeri fissi. Questo link che trovate qua potete utilizzarlo per andare a vedere come è scritta. Io ho scelto, non conosco queste persone, quindi ovviamente non ho un particolare conflitto a indicarvi questo paper, però questo lavoro di review è molto semplice, è un lavoro scritto molto bene, è breve e quindi si può andare a vedere come esempio, questa tabella è tratta proprio da questo lavoro, si può andare a vedere come si può organizzare una review, una tesi di review. Il nucleo centrale di una tesi compilativa è la tabella di review. Non tutte le tesi compilative ce l'hanno, però se utilizzate questa matrice che serve a riassumere un insieme complesso di dati, riuscite a, come dico io, portare la tesi un po', portarvela in tasca, cioè avere molta padronanza di tutta la letteratura che avete selezionato, perché è come se l'aveste tutta a disposizione con un colpo d'occhio. Quindi è molto importante pensare a preparare una tabella di review. Questo è un esempio di tabella di review di un altro lavoro dove per esempio in colonna vengono indicati viene indicata la referenza in breve, quindi il primo autore è l'anno, per esempio dove è stato fatto questo studio, qui in Grecia, qui è stato fatto negli Stati Uniti, e poi sono diciamo inseriti altri elementi importanti che servono per diciamo riassumere questo gruppo di ricerche che sono state importanti. Non è necessario essere così prolissi, insomma basta anche semplicemente indicare yes, no per un parametro che è stato studiato per esempio. Cosa si fa dopo che si raccolgono i dati? Abbiamo detto si fa una presentazione dei dati e una discussione. Come si presentano questi dati? Si raccontano? Si devono fare degli elenchi? Gli elenchi ci sarà, l'elenco ci sarà alla fine, l'elenco della bibliografia, ma nella tesi di compilativa si presentano i dati che abbiamo trovato, i lavori che abbiamo trovato, in modo discorsivo, cioè raccontato. E in un capitolo separato si discutono e si commentano i dati, quindi si può fare un esempio di paragrafo con una bella introduzione che tratta lo stato dell'arte, si focalizza su un problema specifico, quindi si citano, si discutono, si descrivono i lavori che hanno affrontato quel problema specifico e poi si fa diciamo un'analisi critica di questa letteratura, si dà un'opinione, si mettono in evidenza eventuali discordanze fra i dati o fra gli approcci che sono stati utilizzati, approcci metodologici, e si mettono in evidenza le lacune della letteratura su un dato problema, tipo un'espressione tipica potrebbe essere: è stato studiato questo, quest'altro aspetto, però nessuno ha indagato quest'altro aspetto che sembrerebbe emergere come molto importante. Ci sono delle guide metodologiche, esistono anche delle guide per la scrittura di una tesi di laurea e ve ne parlerà sicuramente, ne parleremo nelle prossime lezioni, ma esistono due guide molto note metodologiche per scrivere la tesi di laurea, che sono il metodo Prisma e il metodo Matrix. Prisma è l'acronimo di Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, e lo scopo di questo metodo è quello di guidare gli autori nel miglioramento della fase di reporting, cioè descrizione della propria ricerca. Qui vi ho indicato un lavoro che poi vi metto in condivisione, anche metteremo a disposizione anche in piattaforma, e sono quelle i lavori che permettono di, questo anche in italiano, quindi è proprio la versione italiana delle linee guida con il metodo Prism, che permettono di comprendere se questo metodo è adatto a noi. Un altro metodo è il metodo Matrix, che si serve proprio di matrici che mettono in ordine i dati in una determinata maniera. Anche questo si può trovare un manuale, la primissima pubblicazione è di Judy Garrard del 1999, ci sono stati degli update, naturalmente delle modificazioni, dei miglioramenti, è la versione ultima, ma addirittura è venduta in ebook. Il giorno finale, il grande giorno, è il giorno di presentazione della vostra ricerca. Quali sono le indicazioni? Dovete contrarre tutto in 5-7 minuti. Non vi verrà facile perché è molto difficile contenere in un discorso semplice
tutto quello che avete studiato in quei mesi di preparazione della tesi. E quindi è molto importante per voi avere questa padronanza. Quindi questi strumenti di cui abbiamo parlato oggi servono proprio per avere la padronanza di quello che succede, in modo tale da poterlo raccontare semplicemente. Perché? Perché i relatori che saranno presenti potranno conoscere molto bene quegli argomenti, ma sentiranno tante tesi quel giorno, oppure i relatori devono leggere tante tesi per far parte di quella commissione di laurea. Quindi è molto importante comunicare prima ai relatori questa semplicità in questa maniera semplice, ma poi soprattutto se la vostra tesi diventerà per esempio una review, è importante già esercitarsi. Ve la potrete stampare, ve la potrete portare dietro nella prima vostra occasione di lavoro, oppure se la tesi è fatta in triennale ve la potete portare stampata e diventerà il vostro biglietto da visita per la magistrale, magari per il relatore della magistrale. Quindi tutto in breve tempo. È importante, questa è una regola anglosassone, dire di cosa parlerete, parlare di quella cosa e dire di cosa avete parlato. Non abbiate paura di essere ripetitivi, perché le tesi sono tutte tanto diverse fra loro in una giornata di sessione di laurea, e quindi è molto importante ripetere i concetti che sono i concetti più importanti. Quindi oggi parleremo di questo. Parlate di questo e poi alla fine, in conclusione, abbiamo parlato di questo. Questa è una regola generale che funziona molto bene, perché il nostro obiettivo di quando facciamo una presentazione è che rimanga qualcosa che quella persona che ha ascoltato, il nostro audience, possa raccontare. Se è raccontabile vuol dire che è stata spiegata in maniera chiara e semplice. Quindi usare un linguaggio chiaro e semplice, tecnicismi sì, naturalmente, perché bisogna utilizzare una terminologia adeguata, però anche in base alla commissione presente avere la capacità brevemente di spiegare, per esempio se si tratta di un test o più di un approccio nuovo che potrebbe non essere noto a tutti. Quindi prendere per mano l'ascoltatore e prima il lettore e portarlo in quello che noi abbiamo intenzione di spiegare. Consigliamo sempre poche scritte, ma molti schemi e molte immagini. Quello che è contenuto nelle scritte dovrebbe essere raccontato da voi, e le immagini parlano molto e rimangono molto più impresse di tante parole scritte che il relatore oppure la persona che vi ascolta dovrebbe leggere, perché siamo istintivamente portati a leggere. È molto difficile non leggere di fronte a tante scritte, e quindi questo potrebbe anche disturbare la concentrazione nell'ascoltarvi. Quindi è molto meglio che voi portiate tutto ciò che sapete con le parole. Gli anglosassoni parlano anche della money slide. La money slide è la diapositiva che convince, è quella che in un colloquio di lavoro fa dire a chi sta assumendo: ok, va bene, questa persona mi ha convinto. È quella slide, quella diapositiva che raccoglie, diciamo, il succo della vostra ricerca. Il take home message. Take home message è un altro aspetto. È quello che io mi porto a casa. Non è detto che sia la money slide, però è il messaggio finale, o è quello che permette a un relatore oppure a una persona, un membro della commissione, di dire: mi è piaciuta tanto quella tesi che ha parlato di questo, perché ha messo in evidenza questo aspetto. Ecco, basta poco, però è molto importante anche per dare a chi valuta la possibilità di valutare meglio. La gestione delle energie, questo è molto importante, perché si dovrebbe poter gestire l'energia in modo tale da arrivare alla fine di tutta la presentazione. La fine non vuol dire grazie per l'attenzione, ma alla fine vuol dire essere pronti per le domande, perché ci potrebbero essere delle domande. Le domande sono un aspetto importantissimo, che danno molto onore a chi ha svolto la ricerca. Spesso se non ci sono domande ci rimaniamo male, almeno quelli che sono abituati a fare una relazione. È difficile credere che sia tutto chiaro, potrebbe anche essere tutto poco chiaro. Perciò quando ci sono domande sono emerse diciamo delle idee, sono emerse dei ragionamenti, quindi la nostra presentazione ha stimolato qualcosa dal punto di vista cognitivo nell'ascoltatore. Bisogna avere l'energia ancora per rispondere alle domande, quindi considerate che il task, insomma
il vostro compito non finisce con la presentazione della tesi, ma bisogna avere ancora un po' una riserva di energie per rispondere alle domande. Riassumere non vuol dire comprimere, ma vuol dire selezionare, questo è molto importante. Comprimere a volte fa sparire alcuni passaggi logici e perciò tante volte quando voi vi preparate per 7-10 minuti vi dicono mi dispiace, ci sono solo 5 minuti, 3 minuti. Cosa vuol dire 3 minuti? Vuol dire selezionare gli elementi più importanti, quindi lasciare quelle slide che sono già pronte, ma magari parlare dei punti chiave di quella slide specifica. E con oggi abbiamo terminato, grazie. Guarda anche gli altri tutorial di Musa Formazione per imparare ad utilizzare al meglio la piattaforma e ricorda che, iscrivendoti con noi, hai sempre a disposizione il supporto di cui hai bisogno, dall'iscrizione al giorno della tua laurea.